Questo intanto è anche il tema che affronteremo, è uno di quelli, uno di quei momenti in cui molte cose bisognerà riscriverle. Massimo? Beh, se tu ti riferisci all'intelligenza artificiale, sì. Ovviamente il problema non è solo di Rizzoli, è dell'editoria mondiale. Che questa sia un rischio enorme per un'industria è indubbio. Che sia un rischio enorme per la creatività umana non lo so, è una domanda troppo grossa, dovremmo anche capire. Presumo, e lo dico da osservatore esterno, come se non facessi questo mestiere, che cercare di fermarla è come cercare di fermare l'acqua con le mani, cioè quando è iniziato un movimento del genere credo che sia impossibile, si può però indirizzarlo, guidarlo.